Di che vogliamo parlare oggi? Di che vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare oggi? Di che cosa vogliamo parlare? Avanti, avanti, vogliamo parlare che il primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, non abbiamo concretizzato niente. Come al solito, vogliamo parlare con Kvaratskhelia che non passa la palla e la perde. Di Osimhen che sbaglia un rigore in quel modo, tirando di esterno. Di che vogliamo parlare oggi? Di che cosa vogliamo parlare? Io sono stanco di questi giocatori e di questo allenatore. Abbiamo vinto a culo in Portogallo contro il Braga. Adesso non ci può andare sempre di lusso. Siamo vergognosi, siamo vergognosi. Che se, vanno, se andiamo in Serie B ci uccidono, ci uccidono. Voglio ricordare che noi il 3 ottobre abbiamo il Real Madrid. Abbiamo. Io non mi capacito senza uno schema, anche quando abbiamo il controllo del gioco non sappiamo che fare, non abbiamo schemi e non è possibile per una squadra di Serie A non avere schemi. Anche la più scarsa delle squadre dilettantistiche ha uno schema, noi nemmeno quello abbiamo, nemmeno quello. È normale, è normale, è normale che Garcia non mette Simeone da subito, dal più o meno il 50esimo al 60esimo, massimo massimo facciamo 70esimo, non lo impiega mai. In più, in più Osimhen sbaglia un rigore che lo tira malissimo di esterno, però poi tu lo vai a togliere, che è l'unico Osimhen che ha sbagliato il rigore in maniera clamorosa, ma è l'unico che al 90esimo con la spizzata di testa te la può buttare dentro, e tu che fai? La tu lo togli, lo togli. Sono incazzato come una bestia, sono passate poche giornate, già stiamo a meno 7 dalla prima, già! Diccia! È mai normale? È possibile? Ah, non è possibile, non è possibile! Non è possibile! Prima se ne va questo allenatore, prima vinciamo qualcosa! Incredibile! Incredibile come giochiamo, come anzi come non giochiamo! Come non giochiamo! Figure di merda, dopo figure di merda, ci state facendo fare, ci stai facendo fare, Garcia, pure i giocatori hanno le loro responsabilità, ma comunque nel complessivo sempre figure di merda facciamo, sempre, sempre. Quest'allenatore che io pensavo inizialmente, vabbè dai, vabbè, forse ci va bene, d'altronde ha vinto con Lione il campionato, con la Roma ha fatto bene, ma mi sta facendo ricredere, però negativamente, 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 perché è una merda, non sa giocare! Non sa giocare! O si è rimbambito, dopo il Lione si è rimbambito, oppure non lo so! Oppure è venuto qua per favorire la Roma che allenava prima e favorire noi. Non ce la faccio più. Speriamo che questo allenatore venga esonerato il prima possibile, perché sennò vedo dura anche per qualificarci settimi. Speriamo, se no non abbiamo la possibilità di fare niente. Abbiamo la possibilità di agganciare la Juventus, non ci siamo riusciti. Col Bologna. Non ce la faccio più. Mi sta rovinando proprio, sta rovinando una squadra questo allenatore. Ci vediamo alla prossima partita.